Oggi torna a Pezzi d'autore e parliamo di Natalia Ginzburg. Ciao lettori e lettrici, ben trovati sul canale, io sono Martina. Questa rubrica si chiama Pezzi d'autore, ormai da diverso tempo ritorna ciclicamente su questo canale e su altri. Si tratta di un progetto che faccio con tanto piacere insieme ad altri canali YouTube, appunto. Ogni volta scegliamo un autore o un'autrice particolarmente prolifico e ciascun canale decide di leggere un libro di quell'autore, in modo tale da offrire allo spettatore, che può andare a girare fra i vari canali, una panoramica quanto più possibile esaustiva della vasta produzione di quello scrittore o scrittrice, perché appunto quando si tratta di scrittori che hanno prodotto veramente tanto è piuttosto impegnativo mettersi davanti l'intera bibliografia, fra l'altro non è neanche detto che se ne abbia voglia. Quindi tramite questo progetto vogliamo un po' diffondere quella che è l'opera, la produzione dell'autore o dell'autrice, per far sì che chi guarda possa averne un'idea appunto generale, per poi vedere se si vuole approfondire maggiormente questa figura. Abbiamo scelto per questa tranche Natalia Ginzburg, una scrittrice che in realtà è stata un po' la stella che ha inaugurato il mio anno di letture, perché da gennaio del 2020 ho iniziato a condurre un gruppo di letture su Facebook dedicato alla lettura di classici, e Natalia Ginzburg ha scritto, fra le varie cose, un libro che è diventato un classico della letteratura italiana, cioè Lessico familiare, che è stato appunto uno dei primissimi libri che ho letto in questo 2020. Io questa volta non ho letto né un romanzo né una raccolta di racconti, ma ho scelto di leggere una raccolta di articoli e brevi saggi che si intitola Le piccole virtù ed è edito da Einaudi, la stessa casa editrice per la quale lavorava Natalia Ginzburg e che ha pubblicato per la prima volta questa raccolta nel 1962. Sono articoli scritti tra il 1944 e il 62 e raccolti con il titolo di uno di questi articoli, che è appunto Le piccole virtù. Di che cosa ci parla Natalia Ginzburg in questa raccolta? Di argomenti vari, perché appunto i primissimi articoli sono stati scritti durante la guerra, quindi ci parla del periodo in cui ha dovuto trascorrere una fase di esodo in Abruzzo, perché lei apparteneva ad una famiglia di origine ebraica e il marito, fra l'altro, è stato brutalmente ucciso in carcere proprio durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. E ci parla anche di tantissime altre cose molto variegate fra loro. Ci racconta e descrive l'Inghilterra nella quale sta vivendo insieme al secondo marito Baldini, ci racconta il suo mestiere in un bellissimo articolo che si chiama appunto Il mio mestiere, e ci descrive che cosa vuol dire essere uno scrittore. Lei si definiva appunto così al maschile, perché riteneva che il termine femminile fosse dispregiativo. Perché? Perché molte scrittrici all'epoca producevano dei testi che lei riteneva molto di intrattenimento e poco letterari, per questo non voleva svilire se stessa con una espressione che a suo dire non rendesse giustizia al mestiere di chi la letteratura la fa per vocazione. E lei infatti aveva una vera e propria vocazione per la letteratura. Ci parla di quanto fosse stato difficile per lei fare qualsiasi altra cosa che non fosse scrivere, e quanto sia stato difficile conciliare la vita e la vocazione alla scrittura con il mestiere di madre, nel momento in cui arrivano i suoi figli e viene travolta dalle necessità genitoriali. Improvvisamente si vede mancare il terreno sotto i piedi, perché non ha più il tempo di dedicarsi alla scrittura, e questo per lei è un vuoto esistenziale incolmabile. Ed estremamente moderne sono le riflessioni che fa in questo testo sul rapporto tra la maternità e la professione, i consigli che dà sul non lasciarsi travolgere totalmente da una dimensione genitoriale che sì deve esserci, ma non può essere totalizzante, perché deve restare lo spazio per sé. E questo l'ho trovato veramente molto bello. Sono meravigliosi gli articoli in cui parla dell'amico Cesare Pavese e di Gabriele Baldini, appunto il secondo marito. In questo articolo chiamato Lui e io ci racconta la sua differenza di personalità rispetto al marito, ed è proprio attraverso questa serie di antinomie, di contrasti tra i suoi aspetti del carattere e quelli del marito, che cogliamo quanto differenze così profonde possano in realtà trovarsi insieme per creare un unico di compatibilità. E poi ho trovato meravigliosi gli ultimi due articoli della raccolta, che sono
I rapporti umani e le piccole virtù. I rapporti umani è un testo del 1953 che io farei leggere obbligatoriamente a tutti gli adolescenti, perché in questo breve testo Natalia Ginzburg disamina letteralmente lo sviluppo delle emozioni dall'infanzia nel rapporto di dipendenza ma anche di paura rispetto a una figura genitoriale, all'adolescenza, il timore del giudizio, la difficoltà di entrare in rapporto con altre persone, la difficoltà di fare amicizie sincere, autentiche, la ricerca di un amore che lei descrive con questi toni appassionati, romantici, in attesa che si manifesti e che scenda dalla macchina quella persona che ci riempirà automaticamente la vita, e come poi cambiano questi rapporti umani nel momento in cui si hanno dei figli, cosa significa essere dei genitori. È veramente un testo strepitoso, assolutamente da leggere se siete giovanissimi, perché dà un quadro di che cosa significa relazionarsi con le altre persone e vi ci immedesimerete naturalmente in questo cambiamento di stati d'animo, di sensazioni, di pulsioni. E poi l'ultimo, che è in assoluto il mio preferito, Le piccole virtù, ed è quell'articolo, quel testo che invece consiglierei obbligatoriamente. So che queste due parole non stanno bene insieme, ma sì, è un consiglio obbligato che suggerirei a tutti i genitori o aspiranti genitori o a chi ha bambini piccoli, perché dà dei consigli utilissimi su come essere un buon genitore senza dimenticarsi prima di tutto di essere una persona che ha un proprio spazio di vita, ha un desiderio, delle vocazioni. E il problema di tanti rapporti mal funzionanti tra genitori e figli è il fatto che i genitori hanno dimenticato di avere delle passioni, o non le hanno coltivate, o le hanno tenute troppo da parte, e hanno caricato di troppe aspettative i figli. Vi leggo questa parte perché secondo me davvero è da proprio incidere in testa e non dimenticarla più. Al rendimento scolastico dei nostri figli siamo soliti dare un'importanza che è del tutto infondata, e anche questo non è se non rispetto per la piccola virtù del successo. Dovrebbe bastarci che non restassero troppo indietro agli altri, che non si facessero bocciare agli esami, ma noi non ci accontentiamo di questo. Vogliamo da loro, i figli, il successo. Vogliamo che diano delle soddisfazioni al nostro orgoglio. Se vanno male a scuola, o semplicemente non così tanto bene come pretendiamo, subito innalziamo fra loro e noi la barriera del malcontento costante, oppure li assecondiamo nelle loro proteste contro i maestri che non li hanno capiti, ci atteggiamo insieme con loro a vittime di un'ingiustizia. E ogni giorno gli correggiamo i compiti, anzi ci sediamo accanto a loro quando fanno i compiti, studiamo con loro le lezioni. In verità, la scuola dovrebbe essere fin da principio per un ragazzo la prima battaglia da affrontare da solo, senza di noi. Fin dal principio dovrebbe essere chiaro che quello è un suo campo di battaglia, dove noi non possiamo dargli che un soccorso del tutto occasionale e irrisorio. E oltre questo consiglio spassionato ma importantissimo da dare ai genitori, ce ne sono tanti altri che riguardano la vocazione, il lasciare spazio ai figli per trovare una propria vocazione, che non è detto che corrisponda con la nostra, e anche trovare lo spazio per continuare a coltivare quella dei genitori, che oltre ad essere genitori sono persone. Io ho trovato veramente illuminante questa raccolta di articoli, e prima di salutarvi voglio condividere una riflessione che ho fatto proprio in merito a questo testo e al perché sia arrivato in Italia, perché sia arrivato nel 62, perché sia ancora attualissimo. Mi ha molto colpito questa data di uscita, il 1962. Per quale motivo? Perché il 1962 è stato un anno emblematico per la letteratura italiana per varie ragioni. Ci troviamo in un momento importante della storia italiana, il momento del boom economico, ma contemporaneamente, boom c'è già stato, siamo negli anni in cui si cominciano a sentire le proteste per le condizioni di vita e di lavoro di diverse fasce sociali,
in particolar modo delle fasce operaie. Quindi il 62 è l'anno in cui in Italia escono tre romanzi fondamentali, di cui oggi si parla poco, ma che allora furono fondamentali, cioè La vita agra di Bianciardi, che è una denuncia della condizione operaia vera e propria, Memoriale di Volponi, che fa più o meno la stessa cosa di Bianciardi, e poi Il maestro di Vigevano di Mastronardi, che è un'opera in cui si parla di un maestro che svolgeva con passione la propria attività, ma viene dissuaso dalla moglie, viene convinto dalla moglie ad aprire un calzaturificio per migliorare le loro condizioni economiche, dando vita ad una serie di problemi, di conseguenze negative che poi si succedono l'una all'altra. Fra l'altro, il 62 è anche l'anno in cui in Italia arriva la tregua di Primo Levi e una giornata di Van Denisovic di Solzhenitsyn, entrambi i libri che hanno come tema la questione dei campi di concentramento. L'uno parla dei lager, l'altro dei gulag, ma di questo si parla. Quindi cinque romanzi, quelli che vi ho citato, che parlano comunque di tematiche di denuncia sociale, i primi tre, o umanitaria, gli altri due. Quindi stiamo parlando di questioni molto alte e dall'impatto civile molto forte. Che cosa c'entra in questo quadro un'opera come una raccolta di articoli, alcuni in cui si parla dei ristoranti inglesi o di quanto sia triste Londra, per esempio, rispetto all'importanza che un tipo di denuncia letteraria poteva avere? E me lo sono chiesta, in realtà delle risposte me le ha date anche la bellissima prefazione a questo libro che è curata da Domenico Scarpa, in cui lui fa riflettere su questo aspetto. Natalia Ginzburg si trovava nei primi anni 60 a Londra, dove il marito dirigeva l'Istituto Italiano di Cultura. Qui lei legge i libri di Ivy Compton Burnett, che scriveva, era una scrittrice molto venduta allora, parlava di drammi familiari, di incesto, e andava a teatro dove vedeva le opere di Pinter. Pinter è stato un grandissimo drammaturgo inglese che vi invito a recuperare se non lo conoscete, uno scrittore straordinario, un drammaturgo potentissimo che parla di assurdo, viene considerato l'erede di Beckett, forse una spanna più sopra rispetto a Beckett nel suo modo di raccontare l'assurdità del reale, e Natalia Ginzburg vede tutto questo. Nel momento in cui vede questo, già matura un profondo senso di sfiducia nei confronti della realtà. Lei non è un'autrice positiva, sebbene ci stia parlando di valori, di memoria, è un'autrice profondamente triste. Quando Foà scrisse la prefazione ai Meridiani, quelli dedicati alla Ginzburg, disse appunto che lei era contraddistinta da questa tristezza che dimorava nei suoi occhi e le apparteneva. Faceva proprio parte di lei, ed effettivamente, se leggete i suoi scritti, ancora di più in questi articoli, più ancora che nei romanzi, si coglie questo profondo velo di tristezza, che è una specie di filtro attraverso il quale le sue diottrie guardano il mondo. È una tristezza connaturata, ed è anche quella cifra che le fa vedere la realtà in maniera molto schietta, con poche pretese, cioè non è una che si illude di vedere qualcosa di diverso da ciò che c'è. La realtà è così, è la terra desolata, e il suo modo di raccontarla senza tanti fronzoli, con estrema concretezza, anche con estrema tristezza, forse dal punto di vista letterario è una spanna più sopra rispetto a tutti coloro che scrivevano nello stesso periodo, parlando e denunciando il malessere che c'era socialmente fuori, ma non andavano più a fondo, non guardavano nel profondo malessere dell'uomo che lei ha saputo scavare ancora di più. Se la realtà non ha niente da offrire, se la realtà è così negativa che non ci dà niente, che cos'è allora che può dare conforto all'uomo? La memoria e la fantasia, l'immaginazione, la capacità di creare delle situazioni e dei personaggi che forse sono ancora più tangibili di ciò che la realtà stessa offre. È questa realtà alternativa fatta di ricordi, di familiarità del linguaggio, di memoria, di personaggi inventati, è più reale del reale, perché è quel posto meraviglioso nel quale si può stare quando fuori tutto va a pezzi. E non è un caso a questo punto che il 62 è la data di uscita sia di questo libro di Natalia Ginzburg che del Giardino dei Finzi Contini, anche di Bassani. È un libro in cui sì, lui ha parlato di realtà, ha parlato della situazione italiana, della condizione di certe famiglie benestanti, ebree, al tempo precedente poi alla reclusione, alla segregazione razziale,
ma è un libro estremamente onirico, in cui lui sogna un tempo sospeso che non finisce mai. Ed è talmente letterario quel libro di Bassani che lui lo dedica a Micol, che non è una persona reale, ma un personaggio. Il personaggio del suo romanzo e rappresenta l'immaginario, il possibile, perché è possibile nella mente è possibile tutto. E allora sì, raccontando di questi episodi del passato, di questi personaggi immaginari di cui lei racconta bene nel mio mestiere, di questi mondi alternativi che l'accompagnano, soprattutto nel mondo della rimembranza, del ricordo, che Natalia Ginzburg ci offre una lente alternativa per guardare la realtà, che è stata la sua arma di difesa e che può essere veramente un ottimo consiglio per ognuno di noi. Io lo consiglio assolutamente sia a coloro che vogliono conoscere meglio questa autrice, tra l'altro sia la prefazione che poi la postfazione ci sono tutte le note, il carteggio che lei ha scambiato con Calvino prima di pubblicare questo testo, quindi tutti i rimaneggiamenti, inizialmente dovevano esserci degli altri articoli molto interessanti a chi piace anche vedere tutto ciò che c'è intorno alla gestazione di un libro, e però lo consiglio anche a chi non la conosce totalmente e vuole un vademecum per orientarsi nella vita anche oggi, soprattutto alcuni di questi articoli, fra tutti, vi ripeto, le piccole virtù e i rapporti umani, gli ultimi due sono strepitosi e sono utilissimi anche come bussola per il mondo contemporaneo. Spero di avervi incuriosito un po', è un'autrice davvero speciale che merita di essere riscoperta e rivalutata anche oggi. Sotto, qui sotto, troverete il calendario con tutti gli appuntamenti. La settimana scorsa già sono usciti i primi due video che io mi sono dimenticata di annunciarvi perché, no, non mi sono dimenticata, in realtà è successo che avevo già ripreso il video che è uscito domenica scorsa e sì, mi sono dimenticata, vabbè, di dirlo, cioè vabbè, non entriamo nel dettaglio, comunque li trovate tutti qui sotto. Sono tutti qui, troverete gli altri canali dove andare a curiosare per sapere di più su Natalia Ginzburg. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, noi ci vediamo nei prossimi giorni con dei prossimi video. Ciao!